Kate, la duchessa di Cambridge, sarà lasciata a ripulire il pasticcio del principe Andrew sulla scia del suo imminente caso giudiziario, ha detto un commentatore reale. La scrittrice reale Daniela Elser ha affermato che il duca e la duchessa di Cambridge probabilmente soffriranno di più per le ricadute dello scandalo che circonda il principe Andrea. La signora Elser ha affermato che il vuoto lasciato dalla partenza del principe Andrea dalla vita reale potrebbe avere un impatto negativo sulla duchessa, poiché potrebbe essere costretta a lasciare che i suoi figli assumano i loro ruoli reali prima di quanto avrebbero potuto desiderare, annullando in lunghezze straordinarie la coppia è andata a dare ai propri figli una vita normale, ha detto. Da quando Andrew si è inizialmente dimesso da membro della famiglia reale, molti dei suoi precedenti ruoli ufficiali, tra cui con l'English National Ballet e l'Outward Bound Trust, sono rimasti vuoti. Ora, dopo la defenestrazione di suo figlio da parte della regina, ci sono ancora più posti vacanti che dovranno essere occupati, tra cui il colonnello dei granatieri, il colonnello reale dei fucilieri reali delle Highland e il colonnello reale del Reggimento Reale di Scozia. Anche qui incidono le cariche lasciate vacanti, tra cui quella di presidente del Queen's Commonwealth Trust, patron del Royal National Theatre e capitano genera. Le dei Royal Marines, grazie alla frettolosa uscita di Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex nel 2020. È in questa breccia che Kate, William e in seguito i loro figli dovranno intervenire, non c'è modo di sfuggire al fatto che la monarchia sta semplicemente esaurendo le mani in grado di fare la propria parte. Non sono solo una forza lavoro che invecchia. I Cambridge sono gli unici sotto i 55 anni, ma una forza lavoro in rapida contrazione con il palazzo che ha perso il 27% del personale reale a tempo pieno dal 2019 con le dimissioni di non solo Andrew, ma anche i Sussex. Questa situazione potrebbe anche esercitare pressioni sulla coppia per far lavorare i propri figli prima di quanto avrebbero sperato.